Sei una recluta e non vuoi perderti neanche un video di Rocket? Beh, facilissimo! Premi la campanella per abilitare tutte le notifiche e seguimi sui social che troverai in descrizione, la pagina Facebook, il canale di Telegram e la nuova pagina di Instagram. Buona visione! Salve a tutti ragazzi, qui è Rocket e benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video del mio canale Quest'oggi, come promesso, parleremo del DEX completo di Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, Che è uscito diversi giorni fa ragazzi, a causa appunto dei leak che sono usciti sui giochi in giro per il web Ragazzi, si tratta appunto di un DEX abbastanza esteso, con mi pare più di 400 Pokémon Come è stato appunto annunciato dai vari trailer di Pokémon Company Quindi se non volete appunto sapere quali di questi Pokémon sono arrivati nella nuova regione di allora di Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna Beh, non continuate con la visione del video ragazzi, io vi ho avvertito, almeno noi ci avrete appunto spoiler sulle aggiunte di questi giochi. Però, mi raccomando, fatemi sapere ragazzi la vostra con un bel commento su questo DEX e se magari siete interessati a qualche Pokémon. Un bel like per supportarmi sarebbe veramente ideale. e una bella iscrizione al canale, come sempre. Ragazzi, io non vi rubo altro tempo, partiamo subito con il DEX completo di Ultrasole e Ultraluna. Come vedete ragazzi sono qui nella schermata del dex, insomma quella completa, è talmente esteso che non ci sta neanche, insomma, nello schermo del, del PC, quindi veramente è un dex immenso. Ci sono un sacco di aggiunte che la Game Freak ha fatto per questi giochi, ragazzi l'occasione di Ultra Assoluta Luna, eh, molte aggiunte divise per varie ragioni ovviamente, eh, però ci sono alcune mancanze, insomma alcune forme che io avrei voluto per questi giochi che purtroppo Game Freak non ha aggiunto e io mi chiedo il perché, però ragazzi ne parleremo magari nel corso del video, magari appunto alla fine di questo di questa analisi del DEX Partiamo ovviamente da Kanto, che è presente come primo Pokémon Caterpie, ragazzi E come vedete, già cioè, i Pokémon di Kanto sono veramente tanti Non stanno neanche nella schermata, perché a destra, attenzione, ce ne sono altri, ragazzi Eccoli qua, tutti quelli a destra, veramente incredibile. ce cioè, ne sono tantissimi tra cui alcune aggiunte, per esempio, che so, Jinx, di Ugong, Ekans e Arbok L'Ikitang hanno, pu hanno pure aggiunto E persino i fossili di prima gen, ovvero Omanite e Kabuto Quindi, ragazzi, ci sono tanti Pokémon, insomma, aggiunti un sacco di Pokémon che possiamo scegliere dalla prima gen E gli altri li hanno mantenuti anche con le loro Mega ragazzi Con le forme Lola Quindi potremmo avere Mega Geridos, Mega Gengar Ovviamente le forme Lola E qua ci sono anche le forme Normali Non so se saranno, se saranno appunto utilizzabili in Ultra Salute Ultra Luna Però le hanno messe Quindi vediamo un po' insomma se potremmo veramente usarle in battaglia oppure no Come vedete altrettanto estesa, ragazzi insomma è la regione di Yoto In questa regione hanno aggiunto veramente un sacco di Pokémon Per esempio li vedete sopra i Pokémon Utut e Noctowl aggiunte rispetto a Pokémon Sole e Pokémon Luna, poi ne hanno aggiunti veramente molti altri. Per esempio, un Nato e Xatuan hanno anche aggiunto di tipo Psycho. Hanno aggiunto anche Marip, come vi visto nei trailer e vedete anche qua sullo schermo. Hanno aggiunto anche la scimmietta Alpom e anche Eragos, che io non mi ricordavo mancasse la sua e Luna invece è assolutamente presente Pins della prima generazione. Quindi una buona aggiunta Eragos, ragazzi. Se volete usarlo nel team, beh, questa è la vostra occasione. Hanno poi aggiunto anche Dance Pass, Panico e Forretress dalla, dalla seconda generazione Pokémon che non penso userò mai ma li hanno effettivamente messi hanno aggiunto anche ovviamente Mentine perché c'è la, la feature il surf Mentine da, da fare e quindi quale Pokémon da aggiungere sono Mentine hanno aggiunto anche Remoride, ragazzi e Octiller in questo Dex Smoochum quindi la pre-evoluzione di un Pokémon aggiunto di prima gen Jinx hanno aggiunto l'Arbitar Pupitar e Tigameter come abbiamo visto anche dai trailer di Ultra e a Luna e come ultimo ovviamente hanno aggiunto come Abbiamo visto appunto dal, dai filmati del Pokémon Company Hondur e Ondum. Quindi anche questi qua. Quello dell'Omega, dei Pokémon veramente utilizzabili secondo me anche nell'avventura di Ultra Solta Luna. Come vedete il Dex di Yota è uno dei più estesi e anche uno dei più aggiornati ragazzi in questi giochi e di Pokémon da usare secondo me ce ne sono veramente tanti, veramente tantissimi, Tataianitar, Skarmory anche, Oundum, Anfaros. Anche Xato volendo potrebbe essere un Pokémon utilizzabile ragazzi in Ultra Solta Luna, però insomma la scelta è vostra, di Pokémon per il team ce ne sono veramente tanti anche qui a Yoto. Qui sotto invece troveremo anche la regione di Orn ragazzi con insomma non tanti Pokémon così come Yoto infatti vedete che ci sono solamente poche righe e quelli che mi vengono in mente che sono stati aggiunti ragazzi ovviamente hanno messo Manectric cosa molto molto buona anche con la sua mega evoluzione hanno aggiunto Baltoy e Claydor ragazzi quindi una buona cosa e hanno aggiunto anche qui i fossili della generazione quindi la, la terza generazione Lilip e Anorit quindi una buona aggiunta anche per i fossili. Gli altri Pokémon aggiunti non lo so, adesso vediamo un po' C'è Milotic, c'è Torkoal ancora Il, il bonus, il carissimo Spin ovviamente ragazzi Non può mai mancare Hanno aggiunto, ecco che li vedo in basso a sinistra Clumper con le sue evoluzioni Gorbis e Ante, ragazzi Quindi altre aggiunte Insieme anche a Tropius e Kecleon Che vabbè Kecleon non è proprio una mancanza così estrema Del Dex di Hoenn Però l'hanno aggiunto, ecco lì ragazzi Vicino a un'altra aggiunta Ovvero Shuppet e Banet Quindi un'altra aggiunta con le sue evoluzioni Veramente molto utile hanno mantenuto anche insomma i Pokémon pseudo-leggendari, insomma, Metang, tutti questi qua, Salamans, eh, tutti questi bei Pokémon, ragazzi, molto potenti. Quindi, anche qui, Pokémon molto molto utilizzabili, c'è anche Corphish aggiunto insieme a Mewild, ragazzi. Quindi veramente un sacco di mega in terza generazione da utilizzare. Di Pokémon che usano l'avventura. Forse non ne trovo poi tantissimi Magari qualche pseudo leggendario di tipo Drago potrei utilizzarlo Però non ne sono così sicuro al momento La cosa che poi ragazzi insomma mi rende abbastanza sicuro È ancora una volta la bassissima presenza di Pokémon della regione di Sinnoh E anche delle aggiunte veramente ragazzi bassissime in confronto alle altre generazioni Sono veramente pochissimi Guardate due righe di Pokémon, due righe Tra cui aggiunti Ambipom, Buneri e Lopanni Mime Jr. quindi una pre-evoluzione mental Un'altra pre-evoluzione e l'Ikiriki Quindi ragazzi aggiunte veramente basse Più i Pokémon che c'erano già in Sole e Luna Quindi lo so Lucario, Drifloon, insomma Manchlax, Garchomp Poca roba ragazzi Quindi che ci stiamo avvicinando appunto al remake di Diamante e Perla Beh questo non posso dirlo con certezza Però ancora una volta Game Freak ha messo insomma nella regione di Alola Una bassissima presenza di Pokémon dalla regione di Sinnoh Cosa che per esempio non hanno fatto per la regione di Unima ragazzi Che già di sé è una regione molto estesa ragazzi con un dex veramente immenso Poi hanno fatto anche diverse aggiunte ragazzi Molte aggiunte devo dire Infatti c'ho qua l'elenco qui sotto Devo dire che è uno dei più estesi ragazzi insieme a quello di Yoto Li potete anche vedere qui ragazzi alcuni Pokémon di, di Unima Ci sono per esempio tre righe ma comunque sia molto molto lunghe Con eh, non so Mincino e Cincino aggiunti Abbiamo Ponyard e Bishop, per esempio Abbiamo Goleth, e Golurk Ecco, dei Pokémon che io userò, forse nell'avventura, sono Zoroa e Zoroark perché mi piacciono veramente tanto da utilizzare, ragazzi, anche con la sua abilità che veramente la adoro. Poi hanno aggiunto Dradigon, anche che vabbè, non è un drago che userò e non ho mai usato tantissimo, sinceramente. Così come Mienfu e Mienxiao, aggiunte che però non penso di usare almeno per il momento. Poi hanno aggiunto Basculin, ragazzi, spiegate il motivo perché hanno aggiunto Basculin. Adesso me lo dovete dire Green Freak perché io non l'ho capito, ovviamente. Poi cosa abbiamo qui? Abbiamo Frillish e Gelli, Center, Larvesta e Volcarona. Che forse potrei anche utilizzare e ovviamente ragazzi abbiamo anche insomma Scrafty e Scraggy, Pokémon veramente molto utili da utilizzare i fossili qui erano già presenti quindi Tirtuga e Arken penso fossero già presenti come potete vedere e eh, gli altri aggiunti abbiamo anche Elghem e Biem. che vabbè hanno un buonissimo attacco speciale Potete anche usarli insomma per provare dei Pokémon diversi però come vedete c'è un'ampia scelta ragazzi di Pokémon anche qui nella regione di Unima hanno aggiunto delle cose che non userò mai neanche insomma se mi pagano per esempio come basculine non lo uso no no green freak però insomma ci sono Pokémon molto utili così come eccoli qua di Pokémon della regione di Kalos ragazzi ne hanno aggiunti abbastanza dai. ci sono dei Pokémon anche qui molto utili come per esempio l'Itleo e Pyror che saranno utilizzati anche da Elisio nel post game con ovviamente il Rainbow Rocket quindi tanta roba ragazzi poi abbiamo, hanno aggiunto anche Fabibè, Fluette e Florges con tutte le forme guardate quante qu Occupa questo Pokémon? Occupa un'intera riga di, di schermo, praticamente. Hanno aggiunto un altrettanto numeroso Furfru, guardate, c'è cioè, tro, troppo Furfru, tanto non ti uso, quindi mettiti pure l'anima in pace. Hanno aggiunto Enkei e Malamar, eccoli qua ragazzi ovviamente. E tutti gli altri sono anche, insomma, Skrelp e Dragalg che hanno aggiunto, Noibat e Noiban, molto importante. Hanno aggiunto anche i fossili, quindi Amaura e Tyrant, quindi dei Pokémon che potessero anche usare e trovare in Ultra solo Ultra Luna. Poi cosa abbiamo? Abbiamo anche Dedenne, Auluccia, Launcher e Clawhearts ragazzi, quindi i Pokémon molto interessanti. E direi basta: il Pokédex insomma di allora è completo, ovviamente. Ci sono anche tutti ragazzi, i Pokémon di allora che sono rimasti gli stessi, ovviamente. Più tutti i Pokémon spoiler che avete già visto nel video degli Shiny di domenica. Quindi, ragazzi, non ve li sto neanche a riproporre ancora. La cosa che mi ha un po' deluso: qui finiamo il video, ragazzi, è la totale assenza di nuove forme Lola. Allora cioè era veramente palese mettere delle forme esclusive per Ultra, solo Ultra d'una da insomma per rimpolpare, possiamo così dire, il dex di Alola, però non l'hanno fatto, ragazzi, stessi Pokémon, stesse forme Questa cosa qua mi ha deluso in una maniera allucinante. Io speravo veramente che le mettessero come sorpresa finale nel gioco. Immaginatevi la nostra sorpresa nel trovare nuove forme nel gioco direttamente, invece non l'hanno fatto. Game Freak, no? guardate, cioè, sono gli stessi Pokémon, gli stessi Pokémon, e quindi questa cosa devo ammettere che mi ha un po' deluso. Ragazzi, ditemi anche però la vostra nei commenti, mi raccomando, perché aspetto una vostra opinione importantissima. Un bel like per supportarmi, mi raccomando, non dimenticatevi, e una bella iscrizione al canale. Per oggi, che dire, da Rocket è tutto, quindi un saluto, buon pomeriggio, e ovviamente, bye bye, reclute!